tanti gli interrogativi al centro dell'inchiesta. Tra gli indagati per naufragio e omicidio plurimo colposo, il comandante Catfield, responsabile sempre comunque della barca, e per la gestione dell'emergenza. Il marinaio, che era di guardia, accusato di aver dato in ritardo l'allarme, l'ufficiale di macchina, che per la procura di Termini Imerese non ha garantito la tenuta stagna della sala macchine, con il risultato che l'acqua entrata ha fatto andare in tilt i generatori, impedendo l'accensione dei motori e la possibilità di tirare su l'ancora. Con i motori accesi e facendo sì che l'ancora non arasse il fondale, avrebbero garantito i tecnici che collaborano con il procuratore Ambrogio Cartosio, la barca non si sarebbe piegata di 45, poi di 90 gradi, non si sarebbe impennata per affondare di poppa, quindi non sarebbero morti Lynch, sua figlia di 18 anni, quattro dei suoi illustri ospiti, oltre al cuoco, l'unico morto dei 10 membri dell'equipaggio annegato in mare. Ma da dove è entrata l'enorme quantità d'acqua che ha fatto affondare il Baisian, visto che sullo scafo non ci sono falle? Si è ipotizzato da questo portellone dove viene tenuto il tender, lasciato aperto. L'ufficiale di macchina ha giurato che era chiuso, il comandante non avrebbe detto una parola su questo, mentre il marinaio di guardia avrebbe riferito che i portelloni non erano di sua competenza. Inoltre quel portellone si può tenere aperto solo con il mare piatto, che tale non era da tarda sera. Altro enigma, possibile che la situazione fosse così tragica da non riuscire a mettere in salvo le vittime nell'arco di 16 minuti. Anzi, da prima, perché come prova questo video, già minuti prima del disastro si vedeva la bufera in arrivo anche da terra. Insomma, un pericolo sottovalutato fino all'ultimo, tanto che nessun sopravvissuto indossava il giubbotto salvagente. Poi, inspiegabilmente, sono stati lanciati solo due razzi di emergenza e solo dalla zattera di salvataggio. Il primo, dicono gli inquirenti, alle 4:38, oltre mezz'ora dopo l'affondamento, e il secondo minuti dopo. Tutti i sopravvissuti, compresi i tre indagati, sono stati autorizzati dalla procura a tornare nei paesi dove vivono. Tra l'altro, i naufraghi non sono stati sottoposti a test tossicologici, non più ripetibili, per verificare la presenza di alcol o droghe, test invece fatti alle vittime. Lynch e quattro suoi ospiti erano assieme nella prima cabina di sinistra, sua figlia due cabine più indietro, anche non nella sua. Erano alla disperata ricerca di una bolla d'aria, uno spazio man mano più esiguo e tossico per l'aumento di anidride carbonica. Sarebbero cioè stati svegli, senza riuscire ad arrivare al ponte superiore dove c'erano i 15 superstiti, compresa la moglie di Lynch, e poi deceduti perché non riuscivano più a respirare. Ma ora anche questo non sembrerebbe più certo, al punto che verranno fatte altre analisi per accertare se le morti siano avvenute per soffocamento o annegamento, un elemento forse utile per ricostruire le dinamiche della tragedia. Ma spero con...